Per due, si distingue un po' perché si distingue proprio per avere come dire, un taglio critico, però mi sembra che questa Juventus meriti in questo momento un taglio critico, Antonio. Sì, diciamo che la partita di oggi è stata vinta di riff e di raff, era quello che alla fine contava per respingere i sogni ruggenti delle romane e tenere aperto comunque un sogno difficile dello scudetto, del discorso scudetto, ma la prestazione degli uomini di Allegri è stata davvero, davvero una faticaccia per chi l'ha potuta osservare. Anzi, secondo me dobbiamo ringraziare lo Spezia che nel primo tempo è stato a dir poco rinunciatario, poco combattivo per una squadra che si deve salvare, anche poco fallosa, onestamente. E quindi la Juve è riuscita a fare quel gol grazie a quel maldestro, diciamo, suggerimento di Provedel che ha messo in condizione di Rugani di lanciare il solito contropiede che lucidamente è stato finalizzato per fortuna. Per il resto penso che voi avete già sviscerato un po', Ma soprattutto il guarda, secondo tempo. Antonio, permettimi, io sono molto d'accordo su quello che hai detto, tranne su un punto. Io credo che relativamente alla Juve, che vediamo settimanalmente o bisettimanalmente, accostarle la parola scudetto sia blasfemia, blasfemia pura. Ora, questa partita è stata vinta appunto grazie ad una transizione positiva favorita da un errato rinvio del portiere Spezzino, che ci ha consentito di non speziare Troppo, non la avevo serie spezzato. positiva. Però, dopo il vantaggio, e Massimo Mi si sono mi è d'adorni, testimone posso perché abbiamo visto la testimoniare. partita insieme. Insomma, io speravo che dopo il primo gol si cercasse il raddoppio perché, pur a ritmo di traccheggio, pur avendo battuto il record mondiale di passaggi all'indietro, pur con tutto quello che si vuole, la partita era comunque in assoluto controllo. Sarebbe bastato pressare un po' di più i difensori di Thiago Motta, che hanno una cifra tecnica discretamente modesta, molto probabilmente per indurli ad un altro errore che ci avrebbe consentito di mettere in ghiaccio la partita. Del secondo tempo, onestamente, l'unica cosa che salvo è il triplice fischio di chiusura Chiusura. del temibile arbitro Fourneau, con il quale abbiamo precedenti affatto lusinghieri. Antonio. Sull'analisi sono perfettamente d'accordo con te. Il mio era semplicemente un calcolo matematico, perché chiaramente guardando la graduatoria con il pari eventuale di Napoli-Milan, comunque potenzialmente siamo a 5 punti dalla vetta. Tutto qua. Poi ovviamente se andiamo ad analizzare la gara chiaramente non è una squadra che possa competere per vincere il tricolore, questo è poco, ma sicuro, è evidente. Ma noi, guarda, il scusami, mio era, Antonio. scusami Ah, prego, Massimo, prego. era più che altro un richiamo a mantenere, non tanto rivolto a te, Antonio, che so perfettamente come la ragioni, ma in generale a mantenere i piedi saldamente per terra, perché oggi, in questo momento, ancorché padrona del proprio destino, dal momento che anche vincendo la partita che ancora deve recuperare contro il Torino, comunque l'Atalanta sarebbe quinta, ma il richiamo all'ordine è quello di considerare sempre comunque prioritario l'obiettivo del quarto posto, che è tutt'altro che scontato, tutt'altro che certo. A maggior ragione giocando in questo modo, a maggior ragione alla luce di 3 delle prossime 10 partite nelle quali, proponendo questo tipo di calcio, e sottolineo a dispetto delle assenze, a dispetto delle assenze, Esatto. proponendo questo tipo di calcio contro Lazio, Sassuolo e Inter, rischiamo veramente l'osso del collo e non solo quell'osso lì. E infatti stavo mettendo sul tavolo proprio questo, i 28 infortuni di squadra muscolari e i 7 traumatici che comunque alla lunga si arriva sempre un po' col fiato corto perché giocano comunque gli stessi giocatori e di conseguenza qualcuno dovrà dare delle risposte perché in questo periodo credo che le squadre allenate da Allegri risentano forse dal punto di vista atletico di una preparazione particolare.
perché non è concepibile avere nel clou della stagione tante defezioni. Guarda Tono, noi l'abbiamo detto nella prima parte, un secondo tempo al di là del gol che si è sviluppato, ne abbiamo ampiamente parlato, una Juventus che non ha concluso molto, ma Vlahovic ha fatto un tiro in porta, forse ha visto zero palloni, ha visto un pallone sporco. Sì, si è sbattuto così come Morata, però alla fine se non arrivano palle giocabili è ovvio che con un centravanti è frustrato, cioè non può più di tanto inventarsi, perché anzi diciamo nella prima frazione di gioco mi sembrava pure una Juve con un Locatelli che diciamo che stava meglio rispetto alle ultime occasioni, la vedo che è apparso sempre un po' appannato, ma poi come al solito la Juventus ha passato il baricentro, lo Spezia ovviamente ha iniziato a giocare, perché ricordiamo che lo Spezia è passato sia al Maradona di Napoli che a San Siro col Milan, quindi non è una squadra votata alla difensiva, peraltro avendo la mente sgombra dei risultati delle concorrenti che avevano tutte perso, poteva giocarsela secondo me dal primo minuto a Torino, e quindi ha pagato forse anche questo atteggiamento rinunciatario dei primi 45 minuti, ci poteva mettere in difficoltà anche nella prima parte di gara secondo me. Guarda, io ritengo e sono d'accordo con te sul fatto che oggi Locatelli credo insieme a Cuadrado sia stato senz'altro uno dei due migliori di Madama, anche perché ha potuto, in forza della presenza di Arthur, come sostengo da mesi, potendo giostrare come interno o anche come trequartista, perché la sua posizione di oggi, segnatamente nel primo tempo, era quella del trequartista, ovviamente si distingue e si disimpegna meglio, però il problema vero comunque di questa Juve è la povertà tecnica, perché in ogni caso, e questo comunque riguarda anche nella giusta misura pure Locatelli, perché noi manchiamo sempre nell'ultimo passaggio, nel passaggio di ripartenza, perdiamo un tempo di gioco, in buona certo. sostanza che Upalla ci mantenga integro Cuadrado quanto più possibile, perché l'unico che riesce ad accendere la luce, a portare un po' di imprevedibilità ad una manovra comunque normalmente casuale e improvvisata è proprio sempre e solo il colombiano. Sì, è l'unico con Chiesa che ha lo strappo che può diciamo accendere la luce nella tre quarti avanzata. Ovviamente Dybala è ormai desaparecido, ha saltato già 11 gare quest'anno, quindi un terzo della stagione, non lo so, anche dal punto di vista del rinnovo, con queste diciamo voci pure sull'Inter, io credo siano più che altro manovre di disturbo di Marotta, credo, perché da quello che mi risulta Dybala penso che possa essere ancora abbia ancora la volontà di rimanere a Torino. Risulta anche a me la stessa cosa, Antonio, e ecco. Ti dirò di più, pur non avendo certezze che Dybala possa rinnovare il suo rapporto contrattuale con la Juventus, una mini certezza ce l'ho. Se non è disposta la Juventus a soddisfare le sue richieste economiche, che peraltro dovrebbe abbondantemente ridimensionare, stante il contributo modesto che ha apportato nelle ultime due stagioni, non penso proprio che sia in grado di poterlo fare un'altra squadra italiana, nel caso di specie l'Inter. Credo che se Dybala dovesse abbandonare l'ombra della mole bianconera, molto probabilmente finirà in terra catalana. Ezio e Massimo, vi lancio una provocazione. Prego. Ezio diciamo, sa come la penso. Io sarò anche impopolare, ma sono contro il rinnovo di Dybala, proprio per queste motivazioni, perché non si può incentrare un progetto tecnico su un calciatore che sì, provvisto di talento, ma molto molto fragile. Io vi lancio questa provocazione. Non ritenete magari a mio modesto avviso andare a sondare un po' cosa succede a Madrid, visto che
il signor De Poel sta giocando pochissimo, e secondo me una squadra come la Juventus, un giocatore di quel calibro potrebbe fare a caso nostro. È una provocazione che io, vabbè, è difficile dare una risposta, perché io penso che Dybala sia davvero un calciatore sopraffino, però è vero che non c'è ultimamente, è vero che dovrà abbassare le proprie richieste alla luce di quello che sta succedendo. Però De Paul è un nome che a me è sempre piaciuto, Ezio, e obiettivamente, anche se De Paul è cresciuto molto, però comunque un giocatore che personalmente non mi fa impazzire. Allora, occorre, per quanto io sia un dibalista, sono però altresì, credo, una persona e un professionista intellettualmente onesto. Ora, io sostengo che intanto la falsità delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri riguardo la centralità di Dybala nel progetto, perché magari ce l'aveva anche questa idea. Guarda, in punta di fatto, te lo dice, te lo dico io, ma non perché io sia chissà chi, io so che tra i due non è mai corso buon sangue, non è mai scoccata la scintilla, perché nel calcio monocorde, lineare, ragionato di Allegri, Dybala è una scheggia impazzita che non rientra nelle sue corde, che si coniuga con la sua invidia verso i giocatori che hanno quello che lui non ha mai avuto, cioè talento. Detto questo, ritengo altrettanto vero che, ma questo non possiamo saperlo noi, lo può sapere solo lo staff medico juventino, se nel corso di questi anni il fatto di averlo preparato atleticamente in un certo modo, avergli fatto fare un'eccessiva palestra, l'averlo impiegato da tutto campista anziché da attaccante, cioè muscoli di seta sono stati trattati come della volgarissima Iuta, se tutto questo unito a eventuali postumi da Covid che nessuno è in grado di poter attestare e nemmeno smentire, allora se Paulino Dybala non è più in grado di garantire una continuità nella presenza e nelle presenze una continuità di prestazioni, allora io me lo posso tenere, io Juventus me lo posso tenere come jolly, come comunque come dire, come risorsa d'attacco, senza ovviamente focalizzare su di lui la centralità, lo posso tenere alle mie condizioni economiche, che comunque sono rivolte a un ridimensionamento del tetto del monte ingaggi, e viceversa a malincuore occorre rinunciarci e indirizzarsi su qualcuno che tutte queste incognite non le trascini con sé, magari un paio di grandi centrocampisti. Non so se abbiamo risposto alla provocazione di Antonio, però un'ultima provocazione che non è poi una provocazione è tale, ma Rabiot, mi date un senso, ne abbiamo parlato prima, lo dai anche tu un senso, Antonio, alla sua presenza? Non prende un pallone, non vede l'uomo, insomma si fa anticipare. Caro Massimo, la sua presenza, il senso è dovuto secondo me alle assenze che purtroppo la Juventus in questo momento sta vivendo, perché siamo contati in mezzo, a meno che non voglia lanciare Miretti, che è il primo cambio al momento che ha a disposizione in panchina, non vedo quale alternativa possa rischiare l'allenatore. Bernardeschi è entrato, 5 minuti diffidato, ha preso un giallo, perché lo vuole tentare come mezzala, anche lui viene da un periodo di inattività, quindi siamo davvero contati, speriamo che in questo mese così importante, come diceva Ezio, a cui diciamo ci avviciniamo anche al ritorno con il Villarreal tra 10 giorni, non lo so in quale condizione la Juventus possa affrontare lì sotto Marino Giallo, che ricordiamo è andata a Bergamo, è andata a fare una grande prestazione, è andata a qualificarsi, quindi non è da sottovalutare quella gara. Ma infatti una delle domande che ho fatto adesso alla fine della partita, ho detto ma in Champions dove vogliamo andare?
Confermo, mi ha posto questa domanda e io gli ho risposto che con questo tipo di